come spesso mi capita di fare quando viaggiamo per il territorio e quindi parliamo di manifestazioni, dicevo, mi capita di incontrare degli amici, e tali sono quelli che sono al mio fianco, amici nella vita, però in questo caso abbiamo contesti diversi. Cominciamo dal vice sindaco di Santi Cosme e Damiano, Vincenzo Petruccelli. Con lui ho preso prima in prestito quel tuo commento fatto riguardo all'amministrazione locale e alle amministrazioni regionali, appunto per parlare delle difficoltà che oggi incontra chi è un amministratore locale, perché si deve confrontare poi realmente e praticamente con quelli che sono i disagi pubblici. Beh, questo ormai è un dato di fatto, che in una situazione, in un contesto di crisi come quello che stiamo vivendo, chi si trova, diciamo così, in prima linea sono gli amministratori locali, ed è una cosa normale. La cosa che però non è normale, spesso, come dicevo pure prima, diventa un po' demotivante, è che gli stessi amministratori locali si sentono abbandonati magari dai politici che operano nelle istituzioni superiori, che forse, non avendo molti, magari trovandosi per grazie ricevute, non avendo esperienza di quello che è poi la politica del territorio, non sono in grado, voglio essere benevolo, voglio dire che non sono in grado di dare le risposte che la gente attende, perché è vero che le risorse sono quelle che sono, ormai tutto lo sappiamo, però tante volte alcune risposte si riescono a poter dare anche senza risorse o con risorse ridotte. Se non fosse per l'attività del volontariato, che in questi ultimi anni, o forse pure grazie alla crisi, tende ad espandersi, ad estendersi sempre di più, veramente la lacuna sarebbe molto più ampia di quella che registriamo. Accogliamo con piacere anche il fatto che esiste, ormai è un dato di fatto, una sinergia tra le amministrazioni comunali. Tu sei spesso presente a quelle che sono le manifestazioni in ambito locale, anche a Mentù. Vabbè, la sinergia esiste innanzitutto perché c'è il piacere di collaborare con persone che operano per amore e per passione del territorio. Poi perché il territorio, al di là delle identità comunali, il territorio è lo stesso, il comprensorio è lo stesso, i problemi sono gli stessi, purtroppo i disagi sono gli stessi, per cui operiamo per lo stesso territorio. Poi che si chiami Minturno, si chiami San Cosma, si chiami Spigno, i cittadini sono uguali dappertutto, insomma, e vorremmo che fossero uguali dappertutto. Passiamo ad Erminio per raccontare un attimo come nasce la visita di Dario qui. Noi lo possiamo dire, anche perché la gente l'avrà visto pure in TV, andammo a trovarlo a Roma, da lì parte, da quell'incontro nasce una collaborazione. Sì, da quell'incontro con Dario abbiamo potuto scambiarci qualche documento dal quale abbiamo potuto constatare che gli indirizzi, la politica di Angelo, politica intesa come senso di interesse della natura, del mare, quindi delle risorse in genere, erano comuni, e essendo comuni abbiamo potuto iniziare a dire, a programmare questo incontro sulla base di una futura costituzione di un qualcosa che vada a unire un numero di comuni ancora più grande. Lui ce l'ha detto, ci ha chiarito che in un anno è riuscito a girare 80 comuni portando il messaggio del fratello, di Angelo, e quindi quello che noi abbiamo voluto portare oggi qui è quello che è la nostra realtà, da che cosa possiamo partire. E sinceramente con le forze di polizia, con gli amministratori locali, cercare di fare quadrato per portare avanti qualcosa di concreto, non che rimanga soltanto sulla carta. E da qui, ecco, un progetto che va veramente oltre quella che è cioè un pezzo di carta, insomma. E appunto, parlando del sindaco Pescatore, noi oggi ci troviamo a mare, affrontiamo una nuova stagione estiva, ormai siamo in prossimità,
probabilmente con le stesse problematiche che avevamo l'anno scorso, no? Nel senso che però sicuramente si cerca di fare passi avanti in questo senso per migliorare quello che è l'ambiente, ma anche per migliorare la condizione dei pescatori, che ricordiamolo, sì, oggi vive un disagio particolare. Diciamo che abbiamo avuto con questo nuovo ministro per le politiche agricole italiano, nell'ultima riunione di 2 giorni fa a Bruxelles, qualche punto a favore, quindi di ricostatare quelle che possono rivalutare, quelle che possono essere le peculiarità della pesca italiana in alcune zone. Per me la cosa più importante da cui partire è la politica dei rigetti in mare, cioè il pesce quando era sotto misura veniva rigettato in mare, non poteva essere utilizzato né per le donazioni né per la vendita di alcun genere. Adesso il pesce sotto misura può essere portato a terra e donato appunto per i più bisognosi. Quindi diciamo che noi all'interno di questo progetto abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla anche in futuro, seguendo il progetto Donita al Mare e altri progetti che riguardano gli ultimi, appunto. Allora, noi ti ringraziamo, non ci rimane che fare 2 chiacchiere con Dario per di nuovo ridarci un altro appuntamento, lo possiamo già dire. Sì, adesso credo che ci vedremo a Roma, a Palazzo Valentini, proprio con tutti i sindaci che attualmente hanno preso parte a questa catena di solidarietà, di buona amministrazione, e quindi noi ci auguriamo di vederci tutti insieme per questo evento. E poi ad ottobre sveliamo che è in cantiere un nuovo appuntamento sempre con Dario. Sì, ad ottobre è in... Ancora non è tutto definito, ma insomma... No, noi ci auguriamo insomma che vada a buon fine questo incontro a ottobre, che insomma... Speriamo, la volontà c'è. Speriamo, sì. Con Dario Vassallo accanto a me, noi i telespettatori di Telegolfo lo conoscono già perché abbiamo avuto modo di intervistarlo a Roma nel suo studio, e allora ci siamo presi un ipotetico appuntamento che oggi va a compimento perché è qui accanto a me. E una cosa che oggi viene fuori è che il territorio è territorio in ogni luogo, le problematiche che coinvolgono comuni magari distanti centinaia di chilometri, alla fine tutto sommato sono sempre le stesse. Sì, sì, oggi come oggi non c'è distinzione tra nord e sud, perché la società è proprio globalizzata e quindi i problemi sono uguali sia che siamo intorno a Ciaroli o a Nonantola, Botticino, Bologna, qualsiasi parte, quindi bisogna affrontarli con la stessa intensità e rabbia. Viene anche fuori che poi c'è l'esigenza da parte dei cittadini di regole, veramente viene fuori questo, cioè il fatto che c'è proprio, oggi il cittadino chiede all'amministratore che segua delle regole, e forse l'amministratore a volte è impreparato a questo tipo di passaggio e si trova in netta difficoltà. Questo chiaramente non era il caso di Angelo, che invece in realtà ha fatto il processo inverso, è stato lui che ha dettato le regole che i cittadini dovevano seguire. Sì, le regole già ci sono, l'importante è seguirle, applicarle e farle applicare, e quindi si deve tagliare quei legami che legano le regole alle amicizie, e quindi piaceri per una licenza edilizia, per il pulmino da scuola, per la mensa, per la multa. È un modo diverso di diventare moderni in questo senso, nel senso che lo Stato è lo Stato e che se freghi, freghi a te stesso, perché devi capire che pure tu fai parte dello Stato, quindi bisogna cambiare registro. Allora, senza entrare nel dettaglio delle indagini, però forse è proprio questo il problema delle connivenze che poi non riesce ancora a fare luce sull'omicidio di tuo fratello. Ma io dico sempre che c'è qualcuno del posto che sa, che ancora non parla, ma il cerchio si stringe. Penso che il 2013 sia l'anno giusto, perché come ho detto prima, la Procura di Salerno, il dottor Roberti, la dottoressa Volpe
si stanno impegnando incessantemente, c'è un gruppo di persone che lavora giorno e notte, e questo caso si risolverà. Penso che anche questa presentazione serve a risolvere i casi. Serve soprattutto a far uscire, per quanto diceva Italo prima, dall'omertà chi fa finta di a volte non vedere, no? Quante volte magari è capitato anche a noi, lo dico in prima persona, di vedere un passante che ha un malore e non fermarsi, né con l'auto, ma nemmeno quando si è a piedi, no? Questo disinteresse, perché la cosa non ci tocca in prima persona. Eh sì, questo purtroppo succede, probabilmente è successo pure a me fino al 5 settembre del 2010 e poi ti rendi conto che invece può succedere a tutti e quindi cambia la tua vita e cambia il fatto di essere più disponibile nei confronti degli altri, ma solo così ormai bisogna cambiare, perché si è arrivata alla saturazione del problema, quindi o così oppure si perisce tutti assieme. Possiamo dire che il messaggio di Angelo non è solo quello che si vede materialmente oggi nel suo comune di appartenenza, ma è anche un messaggio per le generazioni future. Tu hai la speranza che questo seme veramente possa produrre una pianta in seguito? Sì, sì, ne sono certo perché giro tutta l'Italia e vogliono sapere di Angelo, tantissimi comuni, tantissime città, tantissime scuole, ho gli appuntamenti già fino a settembre 2013, soprattutto al nord, all'Emilia, sono molto legati alla figura di Angelo, soprattutto i comuni Terre d'Acqua, e come dicevo ultimamente sono andato lì a intitolare ad Anzola un giardino, a Sant'Agata Bolognese la sala consiliare, c'è un legame molto forte con l'Emilia e noi chiaramente ne siamo orgogliosi, anche perché da lì impariamo come si gestisce un territorio e stiamo cercando di diffondere queste due esperienze nord-sud in modo tale da portare loro buona amministrazione nei territori del sud, e noi portiamo la nostra esperienza, che abbiamo un occhio diverso per altri problemi. In conclusione di questa intervista, lo dicevi prima tu, no? Quel fatto delittuoso che ha colpito la tua famiglia è stato uno spartiacque anche per te, nel senso che tu da oggi ti fai promotore di questo messaggio, l'hai ricordato prima, ricordiamo ai telespettatori che l'appuntamento di questo weekend, di questi due giorni, non si ferma qua, ricordiamo quali sono le tappe che farai in questi due giorni. Beh, adesso finisco qui, vado a Casalbuono, provincia di Napoli, poi alle 21 a Fragola, domani mattina vado a Ercolano e domani pomeriggio alle 17 a Pompei. Quindi le tappe sono numerose, però penso che ogni tappa ha poi una sua particolarità, ti arricchisce pure a livello umano. Sì, sì, senza ombra di dubbio. La vita è cambiata, forse da questa tragedia nasce il bene non solo in me ma anche in altri, spero, se no che vado a fare in giro. E con questo messaggio concludiamo la nostra intervista, facciamo un in bocca al lupo a Dario per questa sua nuova esperienza e ci diamo appuntamento sul nostro territorio in un futuro, come facemmo allora a Roma, e come vedi poi si è verificato. Sì, sì, alla prossima, soprattutto per incontrare sia gli studenti che i pescatori, che sono quelli che noi come Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, sentiamo più vicini a noi stessi. Grazie. Grazie a voi. Cari telespettatori di Telegolfo, ci troviamo qui allo Scoglio, accanto a me è Gerardo Stefanelli, con cui vogliamo un attimino fare il punto sull'incontro di oggi, un incontro particolare. Sì, un incontro particolare che lancia tanti messaggi, innanzitutto un messaggio di cultura della legalità, poi un messaggio di quello della solitudine che gli amministratori locali, come lo era Vassallo, trovano quando devono amministrare contro determinati interessi il proprio territorio.
E la cosa triste è che il messaggio che loro hanno testimoniato concretamente nel loro agire quotidiano diventa visibile alla gente solo dopo che non ci sono più, solo quando si è verificata una tragedia. Questo purtroppo è, lo dico con amarezza, perché poi gli amministratori politici, no, oggi vengono indicati come i mali, tutti i mali della società dipendono dai politici e dalla politica, quando in realtà ci sono tanti e tantissimi amministratori locali che quotidianamente combattono per riscattare la dignità delle proprie comunità. Per cui ben vengano giornate come queste, ben vengano manifestazioni come queste, ben vengano personaggi come Erminio Di Nora che ogni tanto ci strappano alla nostra quotidianità per farci fermare e riflettere sulle cose importanti. Prendo in prestito quello che ha detto il vice sindaco di Santi Cosma e Damiano. Tu, tra parentesi, sei anche responsabile, consigliere provinciale per l'ambiente, che chi poi frequenta i palazzi, quelli un po' più alti, dovrebbe effettivamente fare esperienze in ambito locale. Sei d'accordo, penso? Ma sì, sono estremamente d'accordo. Oggi chi fa l'amministratore locale, che sia provincia o che sia comune, si trova quotidianamente davanti alla disperazione e le difficoltà della gente, la macchinosità del nostro apparato burocratico, la pazzia delle nostre migliaia di leggi che dicono tutto e il contrario di tutto, e quindi sicuramente chi fa esperienza concreta dovrebbe poi poter fare carriera e andare a rappresentare le comunità all'interno del Parlamento nazionale. L'Italia è sempre stata descritta come il paese dei comuni, dei municipi, dei campanili. E purtroppo da 10 anni a questa parte la politica italiana ha dimenticato i municipi e i campanili, che sono poi gli enti più vicini alla gente. Per cui ben venga il federalismo, ben venga la responsabilizzazione, l'autonomia e la responsabilità degli amministratori locali e delle collettività, perché poi sembra che la colpa è sempre dei politici, ma tante cose dipendono dai cittadini.